Due circensi girovaghi, Gnegno e Kefir, si ritrovano nel luogo dell'appuntamento che due anni prima Totò, un importante regista e produttore, ha dato loro con la promessa di produrre il loro spettacolo. Questo sogno dei due protagonisti si avvererà solo se la prova generale alla quale assisterà Totò sarà sufficiente a convincerlo ad investire nel progetto. E questa la sintesi di Aspettando Totò, lo spettacolo liberamente ispirato ad Aspettando Godot di Beckett, che Adriano Falivene, noto a tutti per il ruolo di Bamminella nella Fiction di Rai 1, il commissario Ricciardi, e Davide Borrelli hanno portato in scena sabato 19 agosto al Teatro dei Barbuti di Salerno nell'ambito della 38esima edizione della rassegna ideata da Peppe Natella e diretta oggi dalla figlia Chiara. Uno spettacolo che ha visto i due protagonisti vestire i panni di due artisti di strada che attendono l'evento che potrebbe risolvere la loro vita, e lo fanno preparandosi ed allenandosi nonostante le continue delusioni e l'infinita e vana attesa. Spingono talvolta i protagonisti in un baratro che li vede addirittura ragionare molto goffamente sul suicidio. Con l'ingresso di un terzo personaggio misterioso ispirato a Lucky e Pozzo, arriva la consapevolezza che l'evento risolutore della loro vita e del loro futuro non può arrivare se non da dentro di loro, e quindi i due coinvolgeranno tre inconsapevoli spettatori per la realizzazione dello spettacolo, rendendo questo uno spettacolo comico e poetico al tempo stesso, una versione singolare e originale dell'opera Senza tempo di Beckett. Risultato finale? Tante risate e tantissimi applausi per i due straordinari protagonisti. Adriano Falivene e Davide Borrelli al Teatro dei Barbuti, Aspettando Totò. Uno seduto sul sole, l'altro sulla luna. Il giorno e la notte? Sì, il giorno e la notte, il tempo indefinito nel quale questi personaggi si trovano a vagare alla ricerca di un evento che dia una risoluzione e un senso proprio alla loro vita. Nella fattispecie non è Godot come Beckett chiaramente ha scritto, è Totò in questa versione, nel senso di è un produttore che ha promesso a questi due artisti di risolvere la loro vita, quindi offrendo loro la possibilità di girare con la loro arte, di vivere della loro arte. Loro sperano in questa è la loro speranza, e in questo circolo di tempo senza né inizio né fine è bello indagare la condizione dell'essere umano, appunto, che si ritrova spesso ad attendere piuttosto che a passare all'azione, diciamo. Quindi il Totò che state aspettando non è il principe della risata, ma è un altro Totò? Sì, è un altro Totò, come ha detto lui, è questo produttore che noi diciamo ci risolverà la vita, quindi noi attendiamo con ansia. Senza questa figura noi non siamo sospesi in questo tempo che è, come si dice, senza calendario, senza cronologia, senza un luogo non luogo. E sì, la citazione al principe chiaramente noi la facciamo ed è anche una citazione ad Alessandro Dalatri, il nostro capitano, che in qualche modo aveva già visto la possibilità di una rielaborazione di Aspettando Godot in queste figure di due attori che aspettano un grande artista, e in questo caso è un altro Totò, ma con la citazione al grande principe, chiaramente. Tu qualche mese fa in un incontro con degli studenti hai detto che ti sei avvicinato, ti sei appassionato al mondo del teatro guardando Charlie Chaplin, Totò, insomma, il passo è breve. Questi grandi personaggi cosa hanno rappresentato realmente per voi e quanto di loro cercate di portare anche in scena? Questi personaggi, cioè questi uomini, un po' come diceva Barnum, quello che ha creato, diciamo, il circo, avevano in comune quella nobiltà di riuscire a far sognare gli altri, a far divertire gli altri, a farli per un momento uscire da quella triste realtà nella quale ci si sente incatenati e senza più quella possibilità, appunto, di ambire a qualcosa potenzialmente anche di, come dire, non materiale, no? Che da bambini spesso invece sappiamo bene che significa, e poi crescendo invece questi uomini sono riusciti a mantenere vivo questo bambino dentro tutti quelli che ancora oggi li amano, e questo per me sono
Chaplin, Totò, Troisi, come dicevo, lo stesso Troisi, maestri che insegnano senza insegnare, li guardi e impari. In inverno sei stato in teatro con Mettici la mano, dove vestivi di nuovo i panni di Bambinella. Adesso sei Adriano Falivene. Preferisci più essere associato a Bambinella o ad Adriano e basta? Per me è un grande piacere essere associato a Bambinella, anche perché nella fattispecie non si riconosce, quindi nell'immaginario collettivo esiste quest'altro personaggio, e anche per me, così come è esistito dal primo momento in cui ho letto. E quindi chiaramente poi la mia identità mi dà la possibilità da attore di poter prestare il mio corpo a tanti altri personaggi, quindi è in un certo senso riduttivo chiudere un attore solamente in un personaggio, ma come insegnano Totò, Chaplin, ci sono delle gabbie d'oro, Bambinella è una di queste. Totò in una celebre intervista dice: io sono semplicemente Totò è lo schiavo del principe, quello che lavora veramente, poi il principe ne trae il beneficio. Esatto. Quindi, com'è lavorare con Bambinella, Adriano Falivene? È bello, è bello. Noi collaboriamo, diciamo, oramai sono 4 anni, 5 anni, da 3 anni che abbiamo cominciato a collaborare insieme attraverso l'arte di strada principalmente, attraverso dei festival, lavori, spettacoli. Sì, anche ultimamente abbiamo appena terminato insieme Dignità Autonome di Prostituzione, che è uno spettacolo che da 16 anni riscuote successi incredibili, e questa collaborazione da 3 anni è effettiva, anche se ci conosciamo da tanto tempo e abbiamo avuto modo di lavorare già tanti anni fa insieme. Adesso da 3 anni a questa parte stiamo proprio producendo insieme, stiamo lavorando per appunto creare qualcosa di nuovo, piuttosto che aspettare che ci si ritrovi insieme in qualche lavoro. Finita la stagione estiva, in inverno, vi vedremo insieme, vi vedremo separati. Aspettando Totò, io mi auguro che questo sia il primo di un lungo percorso fatto di tanti passi. Questo è un grande passo oggi per noi, siamo emozionati di essere qua perché ci abbiamo lavorato tanto, e è anche un po', come dicevo prima, un modo per tenere vivo l'amore, non che ce ne sia bisogno attraverso uno spettacolo, però anche questo per il nostro capitano che in qualche modo ci ha imbeccato, ci ha instradato, non so come dire, verso questa visione di aspettando Godot di due clown partenopei. Bambinella tornerà? Bambinella tornerà, facciamo sia gli scongiuri dovuti, ma sappiamo che il ciclo di De Giovanni non è concluso, quindi sappiamo che ci sarà una terza stagione per quanto riguarda la serie televisiva. Poi avremo un'altra tournée l'anno prossimo di Mettici la mano, la terza. Siamo strafelici, torneremo di nuovo in giro per i teatri di tutta Italia a partire da gennaio. E sempre con il mio amato brigadiere Antonio Milo, con Elisabetta Mirra. E a questo punto mi sento di ringraziare invece, per quanto riguarda questo spettacolo, Valeria Malpeso, che ha curato sia i costumi che le scene, il nostro aiuto alla regia che è Riccardo Ciccarelli, e tutti voi che verrete a vederlo, e il Barbuti Salerno Festival che ci sta ospitando con grande, grande affetto.